puntata insieme, facciamo finta che con Nicola Bizzi, che cosa accomuna i nativi americani con i templari, lo scopriamo fra pochissimo, dopo la sigla, rimate con noi. Nuovamente insieme, nuova puntata, reduci dall'affetto e il calore ligure, un sold out, anzi un più che sold out, la prima volta che hai prenotati, in realtà ne arriva addirittura qualcuno in più, ce lo stiamo ancora chiedendo come sia stato possibile, ma è stato possibile. Stasera insieme a Nicola una grandissima puntata perché proseguiamo un po' il filone dei nativi americani, quindi abbiamo già radicato qualche puntata, dei templari abbiamo già parlato e questa sera proseguiamo a unire i puntini insieme. Vedo già pronti una marea di nomi in chat, tanti nomi in verde, grazie di cuore anche a Shantiluce che arriva proprio Lupus in Fabula e tutti coloro che faranno anche una donazione in chat. E direi che aspettando anche il rientro di Nicola, un abbraccio anche a Mesbet, regista nonché compagno di viaggio anche di questa avventura. Vedo che siete in tanti. Stasera, appena ritornerà Nicola, avremo di che parlare. E intanto vi voglio ricordare che potete trovare diverse puntate sui nativi americani e poi magari faremo un post, vediamo se dedicare una playlist o comunque approfondiamo l'argomento. È tornato insieme a noi, ti passo subito la palla. Benvenuto, Nicola. Buonasera a tutti, scusate i problemi di connessione, mi è andata via la schermata. Ciao Gianluca, un saluto a tutti gli ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata del Sentiero di Atlantide in cui torneremo a parlare di America, torneremo a parlare di distese oceaniche, torneremo a parlare di Occidente e parleremo anche di nativi americani. Il rapporto a uno dei più grandi misteri europei, quello dell'ordine del tempio. Il grande scrittore russo Dmitrij Merezhkovskij, nel suo saggio L'Atlantide, un saggio degli anni 30 veramente bello, che presto ristamperò, fece un'affermazione molto importante, che me la ricorderò sempre, molto bella. Il mistero dell'Occidente è più antico e più grande di tutti i misteri dell'Oriente. E questo è vero. Tanti che si dedicano alla ricerca interiore, alla spiritualità, all'esoterismo, tendono a volgere, un po' come faceva René Guénon, il proprio sguardo ad Oriente. Senza rendersi conto, sì, l'Oriente è importante, l'Oriente ha tante tradizioni, l'Oriente ha tanti segreti, ha tante conoscenze, ma l'Occidente viene tanto trascurato, viene tanto bistrattato. L'Occidente è detentore di segreti inconfessabili per il potere, di segreti antichi, di segreti veramente ancestrali, che ci permettono, scoprendoli, decodificandoli, di capire le nostre stesse origini, le nostre stesse radici. Ed è per questo che stasera torneremo a parlare di Occidente, di America, di Templari e di nativi americani. Abbiamo già parlato di Templari in più occasioni, per cui io stasera non tornerò sopra la storia dell'ordine dei poveri cavalieri di Cristo e del Tempio di Salomone, su quello che c'è stato dietro a questa epopea, sui veri obiettivi dell'ordine. Stasera mi limiterò a parlare di certi viaggi che l'ordine faceva regolarmente oltreoceano e delle conseguenze che hanno avuto certi viaggi.
In realtà ne abbiamo già parlato in una scorsa puntata del Sentiero di Atlantide, una puntata in cui ho citato un libro molto importante, un libro di Jacques de Mahieu, che è questo qui. Ve lo faccio rivedere perché a me piace molto parlare di libri. I Templari in America. Questo è un libro che il grande scrittore francese Jacques de Mahieu, purtroppo scomparso da qualche anno, è morto nel 1990, pubblicò nel 1981. Poi ha avuto varie ristampe. L'edizione che ho io è della PM Editore. Tra l'altro l'ho trovato in maniera molto, molto strana e casuale, fra virgolette, a Palermo. Una volta mi capitò, mentre ero a Palermo, alcuni anni fa, di andare al mercato dell'antiquariato in Piazza Marina. Avevo fatto 3-4 volte il giro della piazza, avevo trovato qualche cosa, niente di particolare. Poi mi venne l'istinto di fare un ultimo giro. Capitai davanti a una bancarella sulla quale mi ero già soffermato e notai una pila di libri. E mi disse il venditore, perché io glielo chiesi, dice: ma questi me l'hanno appena portati. E me l'ha portati uno che conosco, è un maestro della massoneria, mi disse. Dice: mi ha detto, guarda, questi libri sono sicuro che li comprerà qualche persona che ne trarrà buon frutto. E io gli dissi subito: allora non posso non comprarli. Erano tutti libri sui Templari, ma veramente belli, libri importanti. E fra questi c'era anche il libro di Jacques de Mahieu, I Templari in America. E io ringrazio ancora questo mio viaggio a Palermo nel 2012, perché mi permise di entrare in possesso di questo libro che non conoscevo. Ora, scusate la piccola divagazione, ma ci tenevo a condividerla con voi. De Mahieu ha scritto questo libro che è stato ignorato dalla scienza ufficiale, è stato ignorato dal mondo accademico, ma è un libro fondamentale perché nella saggistica relativa alla storia che potremmo definire alternativa, che potremmo definire revisionista, ci sono varie categorie di libri. Ci sono libri che si limitano a reinterpretare il passato, e ci sono libri che invece forniscono prove oggettive della reinterpretazione del passato. La scienza, in teoria, e la storia dovrebbe essere una scienza, cosa che purtroppo non è, per via di certi paradigmi accademici di cui tanto abbiamo discusso, la storia dovrebbe procedere per evoluzione. La storia dovrebbe essere costantemente autorimessa in discussione da parte degli storici sulla luce di nuove acquisizioni, di nuovi dati, di nuove scoperte, perché la storia è in itinere, è una continua scoperta. Purtroppo non è così, perché esistono questi paradigmi che ingessano la ricerca, che vincolano gli ambienti accademici a non osare, a non chiedersi, a non farsi domande, perché fa tanto comodo lo status quo, soprattutto se si parla di America, e poi vi spiegherò perché. Eppure è grazie ad autori come Jacques de Mahieu, un grandissimo docente universitario fuori dalle righe, perché è stato uno che ha osato, ha veramente ricercato e dimostrato quello che voleva dimostrare. In questo suo libro porta delle prove lampanti, delle evidenze dell'antica colonizzazione europea del continente americano. Io ho parlato molto di questo tema in quello che è il mio libro preferito. Io ho scritto oltre 30 saggi, ma I Minoici in America e le memorie di una civiltà perduta, che ho pubblicato un paio d'anni fa, è il libro mio che più mi sta a cuore.
di cui sono più orgoglioso. Ho lavorato anni alla sua stesura, è un libro voluminoso, siamo sulle 600 pagine, ma sono riuscito con questo testo a raccogliere, dopo una ricerca estenuante, dopo tante notti insonni, tutte le testimonianze oggettive, le prove, sia letterarie che archeologiche, della frequentazione del continente americano da parte degli antichi popoli mediterranei e non solo. Dico non solo perché dimostro e con prove alla mano che il continente americano è stato visitato e in parte colonizzato non solo da quelli che conosciamo come i Fenici, dai minoici che addirittura si recavano nel Michigan per estrarre il rame dalle miniere dove si trova il rame più puro del mondo, quello che ha permesso lo sviluppo dell'età del bronzo nel Mediterraneo, dagli stessi romani che acquisirono dai cartaginesi la conoscenza delle rotte oceaniche, romani che secretarono queste scoperte, che ne impedirono la divulgazione e che addirittura commissionarono al grande scienziato, al grande geografo Tolomeo, una grande psyop. Io ho trovato le prove che Tolomeo è stato non solo un agente di Roma, lo sappiamo, ma che Tolomeo ricevette dalle autorità romane imperiali l'incarico di alterare sulle mappe la geografia terrestre per nascondere che cosa? Per nascondere le Antille che venivano regolarmente visitate dai romani, che importavano i loro prodotti e le loro ricchezze, non dovevano essere note ai nemici di Roma, e Tolomeo ridusse la geografia terrestre deliberatamente di diverse centinaia di chilometri per far identificare alla massa le isole fortunate con le Antille. E questa cosa io la spiego molto bene nel mio saggio. Ma in questo saggio io dimostro anche come l'ordine dei poveri cavalieri di Cristo del Tempio di Salomone, l'ordine dei Templari, conoscesse molto bene l'America e vi insediasse dei veri e propri avamposti, delle vere e proprie colonie. Il discorso è ampio e complesso, perché l'America, al di là di quello che dice la storia ufficiale, che è completamente obnubilata dal dogma, dal delirio del falso scientifico della cultura Clovis, dall'altro falso scientifico della Beringia, l'America è la più grande psyop dell'Occidente. Esistono dei dogmi scientifici che impediscono la divulgazione della vera storia di questo continente. E ci sono delle organizzazioni che hanno dedicato secoli alla cancellazione delle prove delle antiche testimonianze europee in America. Ci sarà un motivo. Cerchiamo di scalfire questa cortina di silenzio, questa cortina di ferro del mistero. Io ho cercato di farlo in questo libro e in parte ci sono riuscito, dimostrando come non solo il continente americano fosse noto perfettamente agli antichi popoli mediterranei, ma fosse anche visitato. E vi invito anche a rivedere alcune scorse puntate di questo ciclo di trasmissioni, fra cui anche quella puntata che è stata un po' bistrattata, è forse quella che ha avuto meno ascolti, eppure una delle più importanti. Quella in cui parlo dei misteri dell'Amazzonia. Perché in quella puntata dimostro, sulla scorta di importanti scoperte di una grande giornalista della RAI, addirittura l'esistenza di una città greca in Brasile, di un'antica città greca in Brasile, un'esistenza che è attestata da un manoscritto che si trova nella biblioteca di Rio de Janeiro. Eccola qua la puntata, I misteri dell'Amazzonia, di un anno fa.
se ve l'andate a rivedere, potrete ricollegare tanti tasselli al tema di stasera. Ma io stasera non parlerò dell'Amazzonia, stasera parleremo di due aree dell'America. Parleremo del Messico e parleremo del Nord America. Non tanto degli Stati Uniti, sì anche, ma parleremo soprattutto del Canada. Jacques Desmahieu, in questo suo complesso studio in cui dimostra che i Templari arrivarono in America, e vi spiego anche come adesso, i Templari erano detentori di importantissime conoscenze segrete, parte delle quali le avevano acquisite a Gerusalemme, da antichi manoscritti, un'altra parte delle quali le avevano acquisite da quelle organizzazioni occulte che stavano alla base della loro stessa fondazione. E se leggete la struttura di Paolo Rumor potete capire di che cosa sto parlando. Fatto sta che i Templari, che si crebbero a dismisura dopo la loro fondazione e che si radicarono stabilmente in Europa dopo la caduta della Terra Santa, iniziarono avevano una flotta importantissima, una flotta veramente ben organizzata, iniziarono a veleggiare per il nuovo continente, ma non così a caso. I Templari erano molto radicati in Francia, lo sappiamo, erano molto radicati in Gran Bretagna, e lo sappiamo. Contemporaneamente, dal Galles e dalla Bretagna francese, partirono attorno agli inizi del XII secolo, spedizioni per il nuovo continente. Non era una novità, perché, come è stato dimostrato dalla presenza sul territorio degli Stati Uniti e del Canada di tante iscrizioni celtiche, oltre che vichinghe, precedenti agli insediamenti vichinghi riconosciuti dalla scienza ufficiale, il Nord America è stato visitato per secoli dalle popolazioni celtiche del Nord Europa. E l'epigrafia parla chiaro: esistono ovunque sul territorio del Canada e degli Stati Uniti iscrizioni celtiche. Non è servito che la Smithsonian Institution ne abbia distrutte a migliaia e altrettante ne abbia occultate. Continuano a venire fuori perché sono un po' ovunque. Ci sono dei siti antichissimi negli Stati Uniti realizzati da popolazioni europee. Dico europee perché certe popolazioni autoctone non erano in grado di realizzare edifici in muratura. Nel Mesoamerica sì, nel nord degli Stati Uniti no, almeno non risulta dall'archeologia ufficiale. Se voi per esempio cliccate su Google la Stonehenge americana, e invito la regia se trova qualche foto, è un sito veramente impressionante. È un sito che si trova nel New England, proprio a ridosso dell'Oceano Atlantico, ed è un sito che è stato datato dagli archeologi a oltre 4.000 anni fa, al 2000 a.C. Chi lo abbia realizzato non lo sappiamo, ma è pieno di rovine megalitiche, rovine realizzate molto simili a quelle maltesi, no? Per darvi un'idea. Questo per dimostrarvi un po' l'universalità dell'Oceano Atlantico, la comunicatività che c'era fra una sponda e l'altra, la comunicazione. Ma veniamo al discorso focale di stasera. Io stasera mi riferirò a un testo particolare. Questa è la Newport Tower, ne parleremo fra poco, che è una delle testimonianze più importanti che abbiamo in America della presenza templare. Stasera mi voglio riferire a uno studio di un grandissimo studioso e ricercatore canadese del Quebec.
Gérard Leduc. Gérard Leduc è docente universitario, scrittore, autore di molti saggi. Ha scritto un testo fondamentale che è stato incluso dall'amico Emilio Spedicato, che fra l'altro ci segue e che saluto se ci ascolta, in un'opera che collettiva che Spedicato ha voluto pubblicare in lingua inglese alcuni anni fa. L'opera è questa, ve la faccio vedere. On Pre-Columbian Contacts Between America and Other Continents. Sui contatti precolombiani fra l'America e gli altri continenti. Raccoglie tutta una serie di saggi di vari autori, fra cui Flavio Barbiero, lo stesso Spedicato, David Eckholt, Stuart Harris, Gérard Leduc, Mia Mangolini, Ruggero Marino e Felice Vinci, che ha fatto anche delle trasmissioni qui sul canale di Facciamo Finta Che. È un saggio importantissimo questo, pubblicato alcuni anni fa in Italia, in lingua inglese, perché è soprattutto è stato destinato per intenzione di Spedicato a suscitare l'interesse del mondo anglosassone. Vi faccio vedere la copertina. In questo bellissimo libro ci sono due capitoli realizzati da Gérard Leduc, uno dei quali è intitolato Evidence of Pre-Columbian Contact Between Native People and Cross-Atlantic Immigrants in Northeastern North America. Vale a dire, per chi non sa l'inglese, le evidenze di un contatto precolombiano fra i popoli nativi e immigrati da oltre Atlantico nel nord-est del Nord America. Un titolo un po' lungo e complesso, che però è molto esplicativo, perché Gérard Leduc ha trascorso un'intera vita ad analizzare certi siti archeologici del Canada. Lui è canadese del Quebec e conosce molto bene il suo territorio e ha dimostrato, con ricerche trentennali, che l'area del Golfo di San Lorenzo, tutta quell'area che va dalla Newfoundland, la Terra Nuova, o dalla penisola di Acadia, fino ad arrivare a tutto il Golfo del San Lorenzo, fino all'area dei Grandi Laghi, fino a Montreal, fino alla Quebec City, è un'area di antichissimi insediamenti europei. In quell'area ci sono arrivati tutti. Io nel mio libro I Minoici in America dimostro come in quell'area siano arrivate spedizioni dei monaci irlandesi già prima dell'anno 1000. Poi dei vichinghi norvegesi, che hanno realizzato insediamenti, alcuni dei quali sono stati anche archeologicamente esplorati. Poco dopo, in quell'area, che già era stata visitata da greci e da minoici ancora prima, esiste un libro molto importante di Plutarco, il De Fascie, che in orbe lune apparent, cioè un dialogo di Plutarco che si intitola Sulla faccia che appare sulla luna, dove viene narrata una storia cartaginese, la storia di viaggi cartaginesi nel Golfo di San Lorenzo, sostanzialmente. I cartaginesi conoscevano molto bene quell'area. E in quest'opera di Plutarco il Golfo di San Lorenzo viene descritto come densamente abitato da greci. Ne parla molto di questo aspetto Felice Vinci in uno dei capitoli di questo saggio pubblicato da Emilio Spedicato, che prima ho menzionato. Perché? Perché le correnti portano lì.
seguendo la rotta nord atlantica, si arriva direttamente alla foce del San Lorenzo, si arriva direttamente ad un approdo naturale che è Terranova. E da lì si accede al San Lorenzo, il grande fiume che porta nell'interno. Ho parlato molto della questione dei minoici in precedenti puntate e ci sono ormai prove e testimonianze che i minoici risalivano il corso del San Lorenzo, arrivavano al lago superiore nel nord del Michigan, perché la l'orografia era diversa all'epoca, c'erano dei tratti navigabili che oggi non lo sono più perché c'è stato un innalzamento dei terreni o un abbassamento della falda freatica. E le navi minoiche riuscivano ad arrivare al Lake Superior, al Lago Superiore, e dove esiste un'isola che è l'Île Royale. Ecco qua, questa è una carta bellissima. L'ho voluta dare alla regia perché vi fa vedere, chiaramente il giallo è il territorio degli Stati Uniti d'America, il verde è il territorio del Canada. Vedete sulla vostra destra la Nuova Scozia, che venne ribattezzata in antico Acadia, nome molto evocativo. Poi c'è New Brunswick. A nord, non ben visibili in questa mappa, c'è la Newfoundland, che è Terranova, dove si insediarono molte colonie vichinghe. E poi abbiamo il fiume San Lorenzo, che scorre fino ad arrivare dove oggi c'è Montreal, che prosegue poi fino all'area di Toronto. È una zona che è sempre stata colonizzata dai popoli europei, quindi prima minoici, poi greci, cartaginesi, romani, arrivando poi all'alto medioevo, monaci irlandesi. C'è la leggenda di San Brandano, che è tutt'altro che una leggenda, è una cronaca. Addirittura San Brandano in realtà arrivò più a sud, lui arrivò fino a Cuba. E la sua cronaca lo dimostra perfettamente, perché parla di piante tropicali, di frutti tipici di Cuba, di piante tipiche di Cuba e dei Caraibi. Poi c'è la questione dei gallesi e dei bretoni. I bretoni che già attorno all'anno 1000 si spingevano con le loro navi per pescare nel Mar dei Sargassi, a ridosso delle coste americane, dove c'erano i banchi di pesce ricchissimi. Ma c'è anche un motivo climatico. Oggi si parla tanto a sproposito di mutamenti climatici, ma i mutamenti climatici sono sempre avvenuti e spesso sono stati a vantaggio o a svantaggio delle migrazioni dei popoli e dei viaggi. Chiaramente nei periodi di mutamento climatico tendenti al caldo, i rapporti umani venivano favoriti, come i viaggi e le comunicazioni, anche transoceaniche. E c'è stato un periodo con l'optimum climaticum, dall'anno 1000 in poi, è durato un paio di secoli, 150 anni più o meno. Questo optimum, scusate, la mia pronuncia latina non è buona, io amo tanto il greco quanto detesto il latino. Alcuni ascoltatori spesso mi hanno punzecchiato dicendo che lui non conosce il latino, lo pronuncia male, a volte lo pronuncio male di proposito da quanto non mi piace. Però fatto sta, a parte queste battute, che l'optimum climaticum favorì, con un innalzamento delle temperature, favorì i viaggi navali nel nord Atlantico e permise a tanti popoli nord europei di raggiungere il nuovo continente. Permise ai vichinghi di colonizzare la Groenlandia, che non a caso si chiamava Greenland, terra verde, perché la Groenlandia, che oggi è in buona parte coperta da ghiacciai, all'epoca era una distesa di foreste, di campi coltivabili, di verde lussureggiante, perché il clima era più era diverso, cioè era più caldo di 7, 8, 10 gradi rispetto a ora. Sembrano pochi, ma sono tanti in realtà, per favorire l'attività umana. E questo optimum climaticum è durato più o meno fino al 1000,
alla metà del 200. Poi le temperature sono tornate ad abbassarsi. In realtà hanno cominciato ad abbassarsi un po' prima, ma verso la metà del 200 è tornato freddo. E tante cose sono cambiate. Jacques de Maquiez nel suo libro addirittura dimostra come, con prove alla mano, con documenti reperiti in Francia, reperiti in Inghilterra, che l'ordine del Tempio avrebbe acquisito da marinai bretoni del nord della Francia, pescatori prevalentemente, le rotte per il nuovo continente. Continente che l'Ordine del Tempio già conosceva, dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista teorico, dal punto di vista geografico, perché i templari avevano acquisito antiche mappe, mappe molto antiche e segrete, ma non c'erano mai andati. Acquisirono quindi da questi pescatori bretoni dei portolani. I portolani erano queste mappe medievali, fatto anche ben fatte, che indicavano la rotta, e indicavano la conoscenza delle correnti. Le correnti nell'oceano sono fondamentali, perché l'oceano Atlantico ha delle correnti ben precise, che se le conosci ti permettono di solcare le onde come se fossero un'autostrada. Correnti che non durano tutto l'anno, che in certi momenti dell'anno sono più favorevoli. Infatti Cristoforo Colombo, chiunque in realtà egli sia stato, è partito esattamente quando cominciava una certa corrente ed è tornato esattamente quando ne cominciava un'altra. Chiunque sia stato, questo personaggio conosceva perfettamente le correnti oceaniche e sapeva esattamente quanti giorni avrebbe impiegato per arrivare ai Caraibi. E questo è dimostrato da dati oggettivi. Ebbene, secondo gli studi di Jacques de Maquiez, di cui abbiamo già parlato in una puntata, ma non tanto, quindi conviene tornarci sopra, i Templari, acquisendo le rotte per l'America, impararono anche a aggiustarsi con la loro flotta, con le correnti oceaniche, e avrebbero intrapreso una duplice colonizzazione. Il termine colonizzazione può sembrare un po' eccessivo, perché in realtà non fu una colonizzazione massiva, fu la realizzazione di molteplici insediamenti, caratterizzati anche dalla presenza di popolazione, perché evidentemente non andarono solo monaci, maschi, evidentemente portarono della popolazione con sé, anche per incrementare certe colonie, certi insediamenti. De Maquiez dimostra come, mentre i vichinghi norvegesi intrapresero quasi esclusivamente la rotta nord-atlantica per colonizzare la Groenlandia e poi quella che è passata alla storia come Vinland, che poi era Terranova, o la Newfoundland, come dicono i canadesi, i vichinghi danesi avrebbero intrapreso altre rotte. E già a ridosso dell'anno 1000, approfittando di questo clima più favorevole, avrebbero acquisito la conoscenza di quella particolare corrente che, se la segui, ti porta direttamente ai Caraibi e al Golfo del Messico. Questi vichinghi danesi, secondo gli studi di Jacques de Maquiez, avrebbero realizzato alcuni insediamenti nell'America centrale, spingendosi poi nell'America meridionale, addirittura in Colombia, in Perù,
nell'odierno Ecuador, nell'odierna Bolivia. Questi vichinghi sarebbero entrati in contatto con i templari, con l'ordine del Tempio. Fra le due realtà si sarebbe creata per un certo periodo un'intesa. I vichinghi erano sul territorio americano da più tempo, i templari. Ne conoscevano le ricchezze, anche minerarie, ma a loro interessava ben altro. A loro interessava la manodopera, interessava la tecnica. Avrebbero raggiunto una sorta di accordo. Materie prime, prevalentemente oro e argento estratto dalle miniere, oro e argento provenienti dall'America meridionale, in cambio di tecnica architettonica, tecnica edilizia, tecnica agricola. E questo scambio, questo connubio sarebbe durato oltre due secoli e avrebbe permesso, secondo Jacques de Maquet, all'ordine del Tempio di arricchirsi in maniera esorbitante. Come pensate che siano state costruite tutte quelle cattedrali del nord della Francia? Con i soldi della Chiesa che non c'erano? La Chiesa era indebitatissima ai tempi, nel XIII secolo. Non avevano fondi neanche per garantire la sussistenza dei parroci delle parrocchie. Improvvisamente è stato varato in tutta la Francia e in altre nazioni europee un progetto su vasta scala, portato poi a compimento nel giro di alcuni decenni, per la costruzione di tutta una serie di cattedrali gotiche impressionanti, veri e propri libri di pietra, carichi di simbologie esoteriche, di simbologie occulte. Libri di pietra che venivano costruiti, fra l'altro, in siti particolari che erano funzionali a una geografia sacra, a uno specchiamento del cielo sulla terra, secondo alcune cose, la logica e la simmetria di alcune costellazioni. E i fondi per realizzare queste imprese costosissime arrivarono prevalentemente grazie all'argento dell'America centrale e meridionale. L'argento in Europa a quei tempi era quasi introvabile. Non esistevano più miniere di argento attive in Europa. Addirittura venivano riciclate le antiche monete romane, i denari e gli antoniniani venivano rifusi per ricavare quelle monetine piccoline d'argento medievali, che i collezionisti sanno di che cosa sto parlando. Improvvisamente l'Europa si riempì d'argento, attorno alla metà del 1200. Argento che chiaramente da qualche parte proveniva, e non proveniva dalle miniere europee. Con questo argento sono state costruite le cattedrali, e chiudo la parentesi. Ma i templari, a parte questi rapporti che avrebbero avuto con questi vichinghi danesi, che secondo De Maquet si sarebbero poi insediati a Tiahuanaco, sulle Ande, vichinghi danesi dai quali sarebbe poi derivata addirittura la cultura inca. Inca significherebbe letteralmente i discendenti, i successori. Ma i successori di chi e di cosa? I successori di un vasto impero che c'era prima. Evidentemente i successori di una civiltà che controllava una vasta area territoriale, che l'Inca avrebbero poi ereditato. Non a caso Tiahuanaco è piena di edifici strani,
molto strani e particolari, con croci templari. È sempre stato un grande mistero per l'archeologia, la presenza di queste croci templari sugli edifici di Tiahuanaco. Ma stasera non parleremo di questo, magari ci torneremo sopra in un'altra occasione. Stasera voglio parlarvi di cosa può essere successo per via dell'interazione che necessariamente c'è stata fra l'ordine del Tempio e i popoli nativi americani. E che cosa è rimasto di questi contatti? Che cosa è rimasto? E Gérard Leduc in questo suo saggio ci fornisce delle prove incredibili, incredibili. Ogni pagina di questo suo studio lascia veramente allibiti da una considerazione. È tutto davanti ai nostri occhi. E questa verità ci viene negata dalla storia ufficiale. Tutto nel Nord America parla di templari. Ora, lasciamo stare il viaggio di Harry Sinclair, che Harry Sinclair arrivò. Harry Sinclair era un grande protagonista dell'eredità templare. Era un grandissimo iniziato, era un membro dell'Ordine del Tempio in clandestinità, perché l'Ordine Templare già era stato formalmente dissolto. I Sinclair sono stati una delle famiglie templari per eccellenza della Scozia e sono stati i creatori della moderna massoneria. Quella massoneria che ha origini proprio nell'Ordine del Tempio. La cappella di Roslin è una creazione della famiglia Sinclair, anche della cappella di Roslin vicino a Edimburgo ne abbiamo parlato, ma Harry Sinclair nel 1398, ed è tutto documentato, in certe zone degli Stati Uniti ci sono addirittura dei monumenti che celebrano il suo sbarco. Pensate quindi come la storia è piena di falle e di contraddizioni. Harry Sinclair, grazie ai fratelli Zeno veneziani, o Zen, a seconda dell'interpretazione del loro cognome, che erano degli iniziati leusini, a quanto pare, secondo alcuni documenti che ho trovato, oltre che grandi esperti di navigazione, Harry Sinclair arrivò sulle coste degli Stati Uniti nel 1398, lasciando varie testimonianze. Tra l'altro è stata individuata anche la tomba di uno dei suoi cavalieri, raffigurato con l'armatura e con lo scudo, con le insegne familiari, fra l'altro. Testimonianze che l'archeologia non può ignorare, ma finge di dimenticare. Si sa come gira il mondo. Ma Harry Sinclair non fu il primo esponente della grande famiglia templare, seppur in clandestinità, ad arrivare in America. Lui volle ritornare sull'antica rotta dei suoi predecessori, rotta che già era stata battuta da secoli. E come Plutarco, nel De Facie che in Orbe Lune Apparent, ci racconta che il Golfo di San Lorenzo in antico pullulava di insediamenti greci, attorno alla metà del 1200 il Golfo di San Lorenzo pullulava di insediamenti francofoni. Francofoni perché? Perché la maggior parte dei cavalieri templari che giungeva in America proveniva dalla Francia. E qui c'è un grande mistero. L'America è oggetto dei più grandi cover-up della storia occidentale. Non è un caso se dopo i viaggi di Colombo, eccetera, eccetera,
Fra l'altro, apro una parentesi, vi ho già raccontato come in realtà nel Golfo di San Lorenzo arrivò anche una flotta fiorentina nel 1442, esattamente il 4 luglio 1442. E anche di questo parlo nel mio libro. Chiusa la parentesi, ma non è un caso che il re di Francia, Francesco I, grande protagonista di viaggi oceanici, si recò egli stesso in America, fra l'altro, intraprese una esplorazione sistematica del Nord America. Non lo fece a caso, perché Francesco I, che apparteneva alla famiglia di Valois, una grande famiglia iniziatica che tante cose sapeva e che tante carte nautiche segrete possedeva, e i Valois sapevano molto bene che i Templari erano stati in America e che in buona parte erano Templari francesi. Sapeva dove erano stati, sapeva dove si erano insediati. Non a caso Francesco I mandò i propri esploratori, mandò le proprie navi negli stessi luoghi frequentati da certi Templari francesi qualche secolo prima. Francesco I mandò le sue navi all'inizio del Cinquecento, mentre Amerigo Vespucci, il giovane, il nipote di Amerigo Vespucci, il vecchio, che nel 1442 aveva guidato quella flotta medicea, quindi Amerigo Vespucci, quello più conosciuto, il giovane, quello che ha dato il nome all'America, mentre lui esplorava i confini dell'America meridionale, Francesco I inviava nel Nord America, seguendo l'antica rotta nordoceanica, Giovanni da Verrazzano, altro fiorentino. Perché? Perché a Firenze erano racchiusi tanti segreti. La città di Firenze era depositaria di tanti, tanti, tanti segreti, anche geografici. E non è un caso se il re di Francia si servì dei fratelli da Verrazzano, perché parliamo di Giovanni e parliamo di suo fratello. Suo fratello che si chiamava, ora ho un lapsus, ma suo fratello era un grandissimo cartografo e geografo e realizzò tutta una serie di mappe. I fratelli da Verrazzano cominciarono a esplorare e a costeggiare in Nord America, addirittura partendo dai Caraibi, partendo dalla Florida, risalendo la costa nordamericana fino a Terranova e mappandola sistematicamente. E dove sta il mistero? Il mistero consiste in questo. Le mappe realizzate dal fratello di Giovanni da Verrazzano, Girolamo, ecco, si chiamava Girolamo da Verrazzano, presentano delle particolarità inquietanti o che quantomeno fanno riflettere. Loro costeggiarono, fermandosi più volte e mappando minuziosamente tutti i territori dalla Florida fino all'odierna Terranova, quindi dal Golfo del Messico fino al Canada, facendo scalo, fermandosi, cercando di conoscere anche la realtà dei nativi americani presenti sul territorio, e descrissero nei loro diari, riportarono nelle loro mappe tantissimi insediamenti europei antichi.
loro indicavano sulle mappe spesso delle croci patenti templari, proprio le disegnavano, e scrivevano in prossimità di quelle croci Castello Normanno, Torre Templare, Villa Normanna. Era frequente la parola normanno, che indicava chiaramente la Normandia, indicava chiaramente la Francia. Entrarono in contatto con diverse popolazioni di nativi americani che avevano caratteristiche europee, che loro descrissero come bianchi, addirittura con occhi azzurri, con capelli rossi, e che, cosa assai sorprendente, erano in grado di comprendere la lingua francese, cosa non da poco. E questo non deve stupire, perché già Jacques de Maillet, nel libro che ho menzionato prima, I Templari in America, dimostra come questa presenza templare francofona sia stata talmente influente nell'America centrale e nell'America settentrionale da aver lasciato dietro di sé la presenza di migliaia di parole con radice francese o francofona nei dialetti e negli idiomi di decine e decine di tribù di nativi americani. Non deve stupire quindi se alcune tribù con le quali i fratelli da Verrazzano prima e poi dopo la morte di Giovanni da Verrazzano, l'esploratore francese Cartier, Jacques Cartier, che sostituì da Verrazzano su ordine di Francesco I in queste scoperte, non deve stupire che queste popolazioni si presentassero con caratteristiche occidentali, con pelle chiara, addirittura con capi d'abbigliamento di foggia occidentale, pur realizzati artigianalmente secondo lo stile indigeno, e comprendessero, fossero in grado di comprendere la lingua francese. Se la Francia si rivolse a quei territori in particolare, non al Golfo del Messico, lì ci arrivò dopo, non al territorio degli Stati Uniti, dove l'Inghilterra già stava esplorando quelle che sarebbero poi divenute le prime 13 colonie, ma la Francia si rivolse all'estuario del San Lorenzo, si rivolse a quello che poi è diventato il Quebec, perché sapeva che già lì c'erano stati dei francesi. Gérard Leduc nel suo libro cita un libro molto interessante che è stato pubblicato da un certo Stone, uno storico americano, nel 1838. Stone realizzò la biografia molto dettagliata e documentata di un capo indiano, di un capo in tribù dei Mohawk, una tribù originaria dello stato di New York, dell'odierno stato di New York, chiaramente all'epoca non si chiamava così. Una tribù che si schierò durante la rivoluzione americana con le truppe britanniche. La rivoluzione americana, no, lo sappiamo, venne combattuta fra... è stata un po' una farsa, perché i giochi vennero stabiliti all'interno di alcune logge, ma sì, battaglie ci furono, e gli inglesi persero in maniera clamorosa, battaglie che avrebbero potuto vincere vista la soverchiante, il soverchiante numero di forze e la disparità sul campo, ma l'esito era stato già stabilito nell'ambito di alcune logge, come ho già detto. Quindi questo spiega come mai tanti generali che avevano la vittoria in pugno arretrarono e concessero la vittoria all'avversario,
alle truppe del generale Washington. Ma fatto sta che la tribù dei Mohawk combatté con gli inglesi, rimase fedele agli inglesi, ai britannici, e questo capo, di nome Joseph Brant, era un personaggio molto intelligente, parlava perfettamente la lingua inglese, e era un grande cultore della storia del proprio popolo ed era anche un archeologo ante litteram. E si dilettava di ricerche archeologiche, di scavi. Lui aveva raccolto le memorie del suo popolo, memorie che parlavano della presenza in una particolare area dello stato di New York, la Genesee Valley. Memorizzate bene questo nome, la Genesee Valley. Parlava della presenza in quel territorio di bianchi provenuti da oltremare. Bianchi che si erano insediati lì, che avevano trasmesso l'agricoltura agli indigeni, che avevano realizzato vere e proprie città e fortezze. Infatti, non a caso, ora la Genesee Valley, Genesee è una contea del nord dello stato di New York, vicino all'odierna città di Rochester. Rochester è la terza città per dimensioni e per numero di abitanti dello stato di New York. Rochester ha circa 300.000 abitanti e sorge in prossimità del lago Ontario, vicino ai confini con il Canada. In questa Genesee Valley, durante la guerra civile americana, questo raccontava Joseph Brant, e questo viene riportato nella sua biografia scritta da Stone. L'esercito rivoluzionario comandato da George Washington invase la Genesee Valley e la occupò durante uno scontro con le truppe britanniche. Lui apparteneva a questo esercito. Lui ha combattuto con gli inglesi nella guerra di indipendenza americana. Quindi è stato testimone dei fatti. E raccontava come questo esercito invasore che occupò la Genesee Valley si rese conto che quel territorio, che all'epoca era abitato da alcune tribù indigene che piuttosto arretrate, era stato oggetto di un'intensiva opera di coltivazione antica. Per secoli quel territorio era stato intensamente coltivato con la presenza di piante di particolari alberi da frutto, e addirittura menziona la presenza su quel territorio di numerosi forti in muratura, in pietra, e della presenza di una città. Una città che lui chiama Genesee, come il nome della valle che poi ha dato il nome alla contea, una città che era composta, la chiama proprio town in inglese, era composta da 128 grandi case in pietra, costruite alla maniera europea. Case che a quel tempo erano disabitate, è già in rovina da diversi anni. Cosa sorprendente, questo capo indiano dei Mohawk racconta che George Washington avrebbe dato l'ordine alle sue truppe di distruggere completamente questi resti. E questa è un,
questo è un grande enigma. Per quale motivo George Washington doveva far distruggere in fretta e furia, proprio con un ordine perentorio, questi resti che potremmo definire archeologici? Resti di un antico insediamento, 128 case in muratura. Non lo sapremo forse mai, forse questo è uno dei grandi segreti della massoneria americana. Forse volevano cancellare la traccia di precedenti insediamenti europei. È un grande mistero. Fatto sta che viene riportato chiaramente. E questo capo indiano si cimentava nei suoi racconti anche nell'interpretazione del nome Genesee. Genesee era un nome indigeno che poi è stato ripreso ed è tuttora presente perché la contea si chiama tutt'oggi Genesee. Ma lui sosteneva Genesee è evidentemente la anglicizzazione del nome francese Genèse, che indica la Genesi biblica. E lui sosteneva, sulla base proprio sulla scorta delle memorie del suo popolo, della sua tribù, che quell'area era popolata da un grandi insediamenti di uomini bianchi provenienti dal mare, che si erano stabiliti lì secoli prima. Lui, dicevo poc'anzi, no, si dilettava anche di archeologia, questo capo indiano, questo Joseph Brandt, e volle effettuare degli scavi in quell'area. Portò alla luce numerosissime testimonianze di manufatti, di piatti, di ceramiche, che erano chiaramente di produzione francese medievale. Addirittura delle armi, dei coltelli, delle spade, menziona poi piatti e ceramiche di produzione francese. Questo capo indiano, che era una persona anche di grande cultura e che evidentemente aveva anche delle disponibilità economiche, volle recarsi in Europa per far verificare sia a Londra che a Parigi i reperti che aveva rinvenuto. E sia a Londra che a Parigi gli confermarono che erano tutti reperti francesi di epoca medievale, sia metallici che ceramici. Reperti che potevano quindi provenire sostanzialmente solo da un insediamento francese. Molto probabilmente templare, perché l'età che venne attribuita a quei reperti dai marchi delle ceramiche, dallo stile dei coltelli e degli oggetti rinvenuti, era riconducibile al XII-XIII secolo. E poi potremmo andare avanti all'infinito con queste testimonianze, perché... Per quale motivo Giovanni da Verrazzano e suo fratello Girolamo, in tutte queste mappe che realizzavano, dovevano ogni pochino riportare Villa Normanna, Forte Normanno, Fortezza Normanna? Erano edifici che loro evidentemente vedevano lungo la costa, che magari toccavano con mano esplorando, e descrivono numerosi edifici in muratura. Edifici in muratura che le tribù indigene chiaramente non erano in grado di realizzare, edifici in muratura che erano chiaramente abbandonati, preesistenti, che erano stati realizzati da insediamenti che le tribù locali attribuivano a popoli provenienti dal di là del mare. E sempre Gérard Le Duc ci fornisce degli elementi che fanno veramente riflettere, che lui ha studiato determinati siti. Siti ubicati dal Maine
nel nord degli Stati Uniti fino a tutto il Golfo del San Lorenzo. Anzi, addirittura dal Rhode Island, passando per il Maine fino ad arrivare al Golfo del San Lorenzo, siti dove è riconducibile e ravvisabile l'identità templare. È famosa in tutto il mondo, o quantomeno è famosa per i cultori dell'archeologia alternativa, di certe ricerche di frontiera, la Newport Tower. Se la regia ce ne fa vedere una foto, la Newport Tower è un edificio impressionante che si trova a Newport. Newport è la capitale del Rhode Island, uno stato degli Stati Uniti. È un monumento molto enigmatico, ma in realtà i cui misteri sono stati in buona parte decodificati da coraggiosi storici. La scienza ufficiale, o quantomeno la storia ufficiale, definisce, o tenta, arrampicandosi sugli specchi, di definire questa torre quello che rimane di un mulino a vento realizzato dai coloni inglesi nel 600. Follia pura. A parte il fatto che questo edificio niente ha del mulino a vento, ma è un edificio chiaramente medievale. È una torre chiaramente medievale che fra l'altro ha richiesto una lavorazione incredibile, perché c'è una nativa americana, Nicole Obon-Sawin, della tribù degli Abenaki, una nativa nata nella riserva indiana di Odanak, che si è laureata brillantemente in antropologia e in scienze museali. Questa Nicole ha fatto delle ricerche molto meticolose sulla Newport Tower. La Newport Tower, che fra l'altro è alta 8 metri e 40 centimetri e ha un diametro di 7 metri e circa 20 centimetri. Lei ha dimostrato chiaramente tutto il lavoro e tutta la manodopera che c'è stata dietro. Tutte le tonnellate di pietra che sono state assemblate, ed è arrivata alla conclusione che quella torre di fatto aveva anche una funzione di osservatorio astronomico per l'osservazione delle stelle. È composta ha sostanzialmente una pianta ottagonale, che era molto cara ai templari. È una torre che si regge su 8 pilastri realizzati in pietra, sono stati fatti calcoli di tutti i tipi su questa torre, sono stati fatti gli studi più disparati, che hanno sfatato completamente la narrazione ufficiale che tende a definirla quello che rimane di un mulino a vento, una cosa inconcepibile. E quella vulgata che la vorrebbe seicentesca. No, perché questa torre, è dimostrato, è stata descritta in diverse opere medievali ed è stata anche descritta dalla cartografia dei fratelli da Verrazzano. I fratelli da Verrazzano l'hanno vista e l'hanno indicata sulle loro mappe. Ma esiste anche una storia medievale riferita a questa straordinaria testimonianza. Una storia medievale che ci parla di una colonizzazione gallese del Nord America, che ci riconduce alla storia del principe gallese Madoc,
che avrebbe intrapreso un viaggio attorno alla fine del 1100, avrebbe intrapreso un viaggio verso le Americhe, verso il nuovo continente, stabilendo diverse colonie. Un viaggio che, secondo diversi autori americani, sarebbe stato possibile solo ed esclusivamente con i finanziamenti dell'Ordine del Tempio, che all'epoca era appena formalmente costituito. Quindi quella torre potrebbe essere stata edificata dagli stessi templari. Ed è altamente probabile. Gérard Leduc, nel suo studio, pone a confronto quella torre con altri importanti edifici che sono stati trovati sul continente americano. In particolare con altri due edifici, il Fort Pentagouet, che scusate la mia pessima pronuncia francese, che è un forte ufficialmente realizzato dai francesi all'inizio del Cinquecento nel Maine, sulla costa del Maine, dove oggi sorge l'odierna città di Castin. Questo forte Pentagouet in realtà è ottagonale ed è stato molto probabilmente ricostruito dai francesi sulle fondamenta di un antico tempio, di un antico forte preesistente. Un forte che Gérard Leduc ritiene riconducibile all'Ordine del Tempio. Lui poi pone sempre la Newport Tower in confronto, oltre che con questo forte, con il Fort Edgecombe, sempre nel Maine. Un forte che è sempre ottagonale, che è stato anche quello ricostruito, ampliato su antiche rovine, che sorge sul fiume Shipscott, vicino alla odierna città di Wiscasset. Ecco, qui lo vedete in foto. Quello che vedete chiaramente è 6-700, ma sorge, è stato ricostruito sulle fondamenta di un forte preesistente, come la stessa città di Montreal, lungo il corso del San Lorenzo, è stata costruita attorno ad antichi edifici in muratura preesistenti di origine medievale. De Maquet, da un lato, con il suo libro, e Gérard Leduc ci forniscono un'interessante mole, un bagaglio sconfinato di prove dell'interazione anche dei templari con le tribù indigene. Interazione che sarebbe avvenuta sia in Messico, ne parla molto De Maquet, sia nel Nord America. Parliamo per esempio degli Algonchini. Gli Algonchini sono un vasto insieme di tribù, originarie di un vastissimo territorio che va dallo stato di New York fino a tutta l'area dei Grandi Laghi, fino al sud del Canada, fino al Golfo del San Lorenzo, all'odierno Quebec. Ci sono delle testimonianze raccolte proprio dalla storia delle popolazioni indigene, secondo le quali le aree in particolare del nord dello stato di New York erano densamente popolate da questi coloni, che erano poi guerrieri che arrivavano in armi, che arrivavano con le navi, e dalla pelle bianca, dagli occhi chiari, dai capelli biondi o rossi, che si insediavano su quei territori, che realizzavano edifici in muratura, che realizzavano villaggi, che realizzavano fortezze, e la cui presenza avrebbe però messo in allarme le popolazioni indigene che
secondo le storie tramandate dagli stessi Algonchini, si sarebbero coalizzate per sterminarli, per stroncare questa presenza, perché loro vedevano una minaccia chiaramente in questa presenza europea. E sempre Joseph Brandt ci narra tante di queste leggende relative a questo sterminio. Sterminio di coloni che molto probabilmente dopo la soppressione dell'Ordine del Tempio non ricevettero più rifornimenti dall'Europa, rimasero isolati e man mano sarebbero stati o sterminati dagli scontri con le popolazioni indigene oppure assimilati via via con matrimoni con elementi locali. Ma anche questa assimilazione ha dato origine ad un interessante connubio linguistico con la trasmissione di numerose parole francofone o francesi nei dialetti indigeni e ha dato origine anche alla tramandazione all'interno di tante tribù di simboli templari. Ci sono tanti documenti che attestano queste simbologie, queste presenze inquietanti. Per esempio esiste un codice, il Codex Canadensis, che è stato realizzato, è un codice manoscritto, che è stato realizzato da un gesuita francese, tale Louis Nicolas, attorno al 1680. In questo codice vi sono molti disegni realizzati da questo gesuita delle tribù algonchine che lui incontrava. C'è un disegno molto emblematico che raffigura una donna di una di queste tribù che presenta dei tratti e dei simboli molto 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 interessanti. Questa è una donna della tribù irochese degli Onneyut. Allora, ha tatuata sulla guancia una croce patente templare, cosa molto interessante. Poi ha una fascia sulla fronte a scacchi. E, cosa particolarmente eclatante, porta una sorta di grembiule di tipo massonico. Un grembiule rituale di tipo massonico, a tutti gli effetti, che gli Algonchini non utilizzavano. Non rientrava nell'abbigliamento tradizionale degli Algonchini. I templari, lo sappiamo, come dicevo poc'anzi, come ho spiegato in precedenti puntate, sono stati i veri fondatori della massoneria, per come poi è stata intesa in epoca medievale e tramandata poi fino ad oggi. E chiaramente i templari utilizzavano simbologie proto-massoniche e a cominciare dagli scacchi, dal pavimento a scacchi che qui è raffigurato in quella benda e dal grembiule che questa donna indossa. E il fatto che questa donna abbia una croce patente templare, cioè poteva avere qualsiasi simbolo, qualsiasi raffigurazione, un sole, una svastica, una luna, no, ha una croce patente templare. La stessa croce patente templare che troviamo in siti del Messico, che troviamo in tante tribù dell'America settentrionale. Ma non è tanto fra gli Algonchini, ma quanto fra un'altra tribù che troviamo in maniera massiva una perpetuazione della memoria dell'Ordine del Tempio. E qui dal Canada ci spostiamo in Messico. Da Gérard Leduc torniamo a parlare di Jacques de Maquier, perché Jacques de Maquier ci parla, in un capitolo intero del suo libro, dei principi di Chalco, di una particolare etnia amerinda del Messico, stanziatasi attorno all'anno 1250,
nell'area di Charco, attorno all'omonimo lago. Questi dati che ci racconta Thémaquier provengono dalla cronaca di un personaggio molto singolare, tale Francisco de San Anton Munion Chimalpahim Cuauhtlehuanitzin, chiaramente era un indigeno. Era un indigeno dei Chalca che volle tramandare in lingua spagnola la storia del suo popolo. Chiaramente lui non si riferiva ai Chalca, come poi sono stati conosciuti dagli spagnoli, perché i Chalca erano di per sé una tribù Nahuatl che si era insediata in quell'area in epoca tarda, dopo il XIII secolo. Lui si riferiva in particolare a chi li aveva preceduti in quell'area, al popolo dei Tlacochcalca, un popolo che, secondo le descrizioni che lui ce ne fornisce, viene descritto come monaci guerrieri, viene descritto come un'elite di monaci guerrieri, la cui struttura gerarchica e amministrativa ricalca alla perfezione quella dell'Ordine del Tempio. In realtà il nome che questa, chiamiamola pure etnia, chiamiamolo pure popolo, chiamiamolo pure, non saprei neanche come definirlo, il nome effettivo che ci viene tramandato era di Tec Pan Tlaca. E i Tec Pan Tlaca vengono indicati da questo erudito amerindo come provenienti dal di là del mare. Monaci guerrieri, la cui struttura sociale corrisponde perfettamente a quella dei templari, vengono indicati come provenienti dal di là del mare con grandi navi e insediatesi lì. Addirittura avevano la stessa struttura con i sergenti, con gli inservienti, con tutti i gradi che comportava l'ordine del Tempio. E presso le tribù amerinde che poi hanno colonizzato quell'area, dopo il XIII secolo, c'è ancora la presenza di tantissimi termini francofoni che non hanno alcuna spiegazione ufficiale da parte dei filologi. Quindi sembra che sulle rive del lago di Chalco si fosse insediata una fiorente comunità templare che poi è andata man mano indigenizzandosi, potremmo dire, attraverso la combinazione con l'elemento locale, attraverso la combinazione con matrimoni misti, tramandando però i propri ordinamenti. Quindi c'è stato un po' in tutto in Nord America, dal Messico fino al Canada, una interazione fra queste colonizzazioni templari, che sono una realtà storica. Qui dobbiamo veramente stravolgere il paradigma, dobbiamo veramente fare luce su una realtà che può cambiare la stessa percezione della nostra storia europea. I templari, sì, in America ci sono andati. In America hanno attinto buona parte delle loro ricchezze. Molto probabilmente non andarono in America da conquistatori, come hanno fatto gli spagnoli. Non andarono in America da dominatori. Andarono in America semplicemente per i loro scopi, per adempiere a una determinata missione. Le loro colonie probabilmente sono state tagliate fuori dall'Europa e con la soppressione dell'Ordine del Tempio. Molto probabilmente non hanno più potuto ricevere via nave
rinforzi, nuova linfa vitale, rifornimenti, e sono andate inevitabilmente assimilandosi con l'elemento locale. Ma tanto è rimasto di questa identità templare nell'epigrafia, nelle raffigurazioni scultoree, nei dialetti, nelle lingue locali, negli usi e costumi di tante tribù indigene, indigeni che hanno conservato in certe zone la pelle chiara, capelli rossi, occhi azzurri. Indigeni che non solo discendevano probabilmente anche da realtà celtiche, da realtà normanne, da realtà vichinghe, ma che molto probabilmente discendevano, come i fatti attestano, da realtà templari, da colonizzazioni templari. E il discorso sarebbe veramente vasto, qui si aprirebbe veramente un mondo. Io invito le persone che ci ascoltano ad approfondire l'argomento leggendo i saggi che ho citato. Ora non dico di leggere per forza il mio, anche se lì vi ho raccolto molta documentazione, ma ci tengo a valorizzare in particolare stasera il saggio curato da Emilio Spedicato, perché questo libro è una bomba. Questo libro è una bomba da contrapporre alla storia ufficiale, da contrapporre agli ingessati paradigmi degli ambienti accademici. Questo libro dimostra tutto, con prove alla mano. L'America è stata visitata da tutti, l'America era nota a tutti, ed esiste un grande cover-up per nascondere la vera storia del continente americano e la vera colonizzazione del continente americano. Un cover-up che addirittura va a coinvolgere i nativi americani, perché sono state varate delle leggi, soprattutto negli Stati Uniti, leggi che non hanno alcun senso, leggi che ufficialmente sono state varate per tutelare l'eredità dei nativi. In realtà sono leggi che ai nativi non interessano, che ai nativi sono state imposte. Leggi che vietano l'analisi archeologica di resti umani precedenti a Colombo. In quasi tutto il territorio degli Stati Uniti, quando vengono scoperte tombe antiche, antichi resti umani, ne viene vietato per legge lo studio archeologico, e questi resti, anche se appartengono a tribù vichinghe, anche se appartengono a insediamenti templari, anche se appartengono a tribù di giganti, come tanti ne sono stati trovati negli Stati Uniti, anche se appartengono a greci, a fenici, a romani, alle più disparate etnie che hanno colonizzato l'America in passato, vengono sistematicamente etichettati come resti nativi americani, ne viene vietata l'analisi archeologica e vengono consegnati alle tribù. Tribù che li seppelliscono e che ne impediscono lo studio. Questa è una legge che è stata appositamente creata non per tutelare la memoria dei nativi, ma per garantire il cover-up, per garantire l'impedimento dell'indagine archeologica. Perché c'è tanta volontà di nascondere la vera storia dell'America? Facciamoci un po' di domande e magari le risposte le troviamo. Lasciamo un po' di spazio alle domande, anche del pubblico. Allora, come al solito, mi scrivete domanda e poi fate la domanda. Nel frattempo, di quelle che già abbiamo raccolto durante la serata, nel frattempo un ringraziamento a Shanti, a Tenina, Inica's Outfit for Dolls, e poi abbiamo ancora un po' di ringraziamenti ma anche un po' di domande da fare. Allora, sto cercando qualcosa di più ampio e poi a quelle ultra mega specifiche ci entriamo. Nella domanda del Quebec, la quadripartizione è casuale oppure oltre i quattro gigli si vuole evidenziare la croce? Ci scrive. No, quelli sono i gigli di Francia, non credo che abbia a che fare con la croce.
però una cosa è assodata, una cosa è assodata, che la Francia tornò a insediarsi in luoghi dove si erano insediati coloni francesi templari. La Francia arrivò in quei luoghi con cognizione di causa, perché Francesco I sapeva dove mandare le proprie navi. Non è stato il caso. L'associazione Levia ci chiede: ma perché fin dall'antichità la presenza di terre chiamate America è stata nascosta? Bella domanda. Allora, nell'antichità le antiche rotte geografiche erano segreto di Stato, lo sono sempre state. Ma le rotte geografiche sono state, le rotte navali sono state segreto di Stato fino addirittura al Novecento, per certi stati, Inghilterra compresa. Non deve stupire, ma l'America è sempre stato un grande paradosso, perché mentre le rotte per le Indie, per il Golfo per l'Oceano Indiano, per il Golfo Persico erano note, erano ormai conosciute da tutti, le rotte per l'America sono state sempre oggetto di segreto, e questa è una cosa veramente inesplicabile. Addirittura i Fenici erano disposti ad affondare le proprie navi, a mandarle a sfracellarsi sugli scogli se venivano inseguite le navi romane, pur di non rivelare dove andavano. Addirittura i Romani cambiarono la geografia terrestre sulle mappe, come dicevo prima, imponendo a Tolomeo di far identificare a forza, riducendo di 1700 miglia la circonferenza terrestre, le isole Fortunate con le Canarie, mentre invece erano le Antille. Antille frequentate dai Fenici e dai Cartaginesi. È un mistero. E qui mi ricollego a quella frase sibillina di Dmitri Mereshkovsky: il mistero dell'Occidente è più antico e più grande di tutti i misteri dell'Oriente. Evidentemente c'è una volontà di nascondere la storia dell'Occidente, la storia dell'America. Hanno fatto di tutto, hanno speso miliardi per nasconderla, si sono inventati il falso scientifico della cultura Clovis, e la pseudocolonizzazione dallo stretto di Bering, che ha riguardato poche tribù siberiane in realtà. Hanno voluto negare che il continente americano fosse noto da millenni da tutti i popoli mediterranei. In Brasile sono arrivati a distruggere sistematicamente tutti i relitti romani rinvenuti, a coprirli con tonnellate di detriti, per non farli più riportare alla luce. C'è un grande mistero, c'è una ferma volontà nel distruggere l'antica storia pre-colombiana del continente americano. Io non vi so dare una risposta esaustiva, però vi posso fornire le prove di questa volontà, che è presente ovunque. Ha colpito molto, e ci chiede un po' questa, dove si troverebbero questi gruppi di nativi con caratteri somatici europei. Allora, tra gli algonchini, questi caratteri erano molto diffusi al tempo della colonizzazione francese. Poi sono andati chiaramente scemando, perché con il passare del tempo queste tribù hanno continuato chiaramente a fondersi sempre più con l'elemento indigeno e a perdere le connotazioni. Ma al tempo delle prime esplorazioni, in particolare dei viaggi dei fratelli da Verrazzano, venivano ovunque descritte tribù di indigeni dalla pelle chiara, dagli occhi azzurri, e dalle caratteristiche europee, che evidentemente erano discendenti di migrazioni dal nord Europa, dalla Francia o dalle isole britanniche. Gérard Leduc cita molte di queste tribù nel suo libro, come Jacques Desmarais cita diverse tribù amerinde dell'area del Mesoamerica, dell'area del Messico. Tutti i dati sono riportati. Queste tribù, con il passare del tempo, hanno sempre più perso queste connotazioni. Ma la presenza di indigeni dalle caratteristiche europee è diffusa
in America, nelle testimonianze storiche, dal Canada fino ad arrivare al Brasile. E questo la dice lunga su quanto fosse ampia e diffusa la presenza europea nell'antico continente, nel nuovo continente, scusate. Ci chiedono quindi i nomi con cui potevano essere indicate quelle terre prima dell'avvento di Vespucci. Non lo sappiamo. Ogni popolo li chiamava con la propria terminologia. Poi, secondo me, sacrosanto anche una puntualizzazione che è stata fatta: non esistono misteri, ci sono falsi elite che hanno occultato documentazioni a loro favore e sicuramente non vogliono condividerli. Sì. Riguardo all'America, sono stati distrutti tantissimi documenti, come gli spagnoli purtroppo hanno distrutto e occultato migliaia di documenti indigeni, soprattutto dell'America centro-meridionale. Tanto è stato fatto anche dagli inglesi e poi dagli statunitensi. Se pensate che gli spagnoli, sì, hanno distrutto moltissimi documenti maya, aztechi e di altri popoli amerindi, ma altrettanti li hanno accaparrati e occultati. Al tempo della rivoluzione di Pancho Villa esisteva a Città del Messico una biblioteca gestita dai gesuiti che era incredibilmente ricca di antichi codici precolombiani. Migliaia, che tanti evidentemente non erano stati distrutti, ma erano stati accaparrati dai gesuiti. Al tempo di questa rivoluzione, e ci sono le prove, le ho trovate in diversi documenti, alcuni personaggi provenienti dagli Stati Uniti d'America si misero d'accordo con gli uomini di Pancho Villa per saccheggiare completamente questa biblioteca e per impacchettare tutto il contenuto in delle casse che vennero spedite negli Stati Uniti. Dove siano finite non ve lo so dire, ma sono in mano a qualcuno, a qualche organizzazione o a qualche famiglia, che fa di tutto per non renderli pubblici. Ci chiede invece al contrario Annalisa se nei testi cartaginesi, fenici, minoici si trovavano descrizioni invece proprio dei nativi americani. Scritture dove descrivono i nativi? Allora, scritture dove descrivono i nativi non ne ho conoscenza. Ci sono però nella cultura mediterranea, dall'Egitto fino alla Siria, Palestina, Fenicia, fino poi a Roma, testimonianze evidenti degli antichi viaggi transoceanici. Da ananas, mais, presenti raffigurazioni greche e romane, e fino al rame purissimo del Michigan trovato nei lingotti delle navi minoiche, e la chimica ha dimostrato che quel rame proviene dal Michigan e non da Cipro, fino ad arrivare poi alla raffigurazione di indios. Sì, ci sono queste descrizioni. Esistono delle raffigurazioni antiche dove sono presenti chiaramente degli indigeni amerindi con tipici copricapi di piume, raffigurazioni che sono presenti sia in bassorilievi romani che in bassorilievi altomedievali e addirittura in stampe e in dipinti realizzati in Toscana e a Firenze decenni prima del presunto viaggio di Colombo. Quindi questi popoli venivano descritti fra le righe, non menzionati ma raffigurati, evidentemente perché ne avevano conoscenza. Bene,
Io fra l'altro vi invito poi anche a seguire tutte le puntate precedenti, come ha ricordato Nicola, si nascondono anche delle belle chicche, eh? Non sempre quella con più visualizzazioni contiene più informazioni. Andate a vedere, cercate anche i vari titoli che vi siete persi, qualcosa che di sicuro troverete di vostro interesse. Nel frattempo direi che a giorni sveleremo anche, stiamo lavorando a una data su Modena, quindi... Appena Nicola mi dirà, vi sveleremo anche, però se abitate intorno a Modena tenetevi pronti perché arriveremo dalle vostre parti e ti chiederei le uscite prossime, letterarie. Ah, sì. Sto lavorando a tante cose. Uscirà molto presto un libro di archeologia incredibile, realizzato dall'amico Loris Bagnara. È la nuova edizione in realtà di un libro sull'Egitto che lui ha scritto, una nuova edizione ampliata e aggiornata di un libro che ha scritto oltre 15 anni fa. Ma Loris Bagnara è un'eccellenza nel panorama della ricerca perché, oltre ad aver collaborato con la stesura dell'Altra Europa di Paolo Rumor, lui ha... da scienziato, da architetto qual è riuscito ad andare oltre Hancock e Bouval, è riuscito a correggere le ipotesi e le teorie della cintura di Orione, è riuscito a dimostrare come in realtà la piana di Giza non raffiguri il cielo del 10.500 a.C., bensì il cielo di 2.000 anni prima. Ed è una cosa che va a stravolgere completamente la teoria della cintura di Orione di Bouval ed è supportata da calcoli matematici. Quindi questo libro di Loris Bagnara uscirà entro un paio di settimane, è un libro che farà molto parlare di sé. In più sto facendo un'enorme produzione di testi, anche per incrementare il catalogo, testi di filosofia, testi scientifici, ripubblicazioni di antichi testi rinascimentali. Andatevi a vedere il catalogo dell'edizione Aurora Boreale perché è in continua crescita, in continuo sviluppo. E poi, fra l'altro, domani vi ricordo che saremo in diretta con una puntata con il ritorno di Audasso, incantesimi, magie tra scienza e spiritualità, perché molti ci chiedono anche questi approfondimenti, ne abbiamo parlati con Nicola, torneremo a parlarne, ovviamente sempre tra Facciamo Finta Che e il canale Gianluca Lamberti, in cui ringraziamo anche per l'affetto, per la puntata zero, la prima puntata di Base Terra del giovedì e anche del Gianluca Lamberti Show del martedì, quindi... Nicola, questo giovedì torneremo a parlare di attualità. Certo, torneremo a parlare di attualità con tante sorprese e tante rivelazioni. Ci tenevo anche ad annunciarvi che è stato realizzato nei giorni scorsi il canale YouTube del Centro di Studi Eleusini Madre Sidera Tawotto. Vi invito a iscrivervi. E fra l'altro è gestito da dei bravissimi ragazzi che stanno fra l'altro ripubblicando anche degli shot di tratti dagli interventi del Sentiero di Atlantide. Quindi è tutto in famiglia. Iscrivetevi quindi al canale Sidera Tawotto. Bene, detto questo Nicola, io ti ringrazio, rimanete e guardate sempre anche il Telegram di Facciamo Finta Che e Gianluca Lamberti, perché annunceremo le date e i dettagli per le prossime date. Ovviamente noi cerchiamo di individuare una regione e poi anche con l'aiuto che abbiamo in loco ci decidiamo un po' le città, non perché una ci sia più simpatica di un'altra, ma proprio per l'aiuto che abbiamo sul posto e tante volte anche per l'occasione della sala, dell'appoggio della logistica. Quindi potete, anzi sono più che bene accetti anche i suggerimenti di chi si offre, magari anche con un gruppo di ascolto in determinate città, ci agevolano il lavoro per tutto ciò che sono i sopralluoghi, le location e anche le varie logistiche per i viaggi e gli spostamenti dei relatori.
Grazie di cuore Nicola, grazie di cuore anche a tutti quanti voi per averci scelto, grazie Mesbet. Andiamo con il promo e i messaggi scelti da lui, poi la sigla. Nicola, lascio a te la conclusione. La conclusione è: continuate a farvi domande e naturalmente continuate a seguirci. Suggeriteci magari argomenti che volete che trattiamo, che affrontiamo, e non siamo onniscienti, ma cercheremo di approfondire anche tutto quello che ci suggerirete. Grazie di cuore a tutti, appuntamento a domani sera, ore 21:30, sempre qui se facciamo finta che. Grazie. Come scrisse George Orwell, chi controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato. Facciamo finta che è il canale YouTube ideato e diretto da Gianluca Lamberti. Sono 4 i nuovi video ogni settimana. Il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica. Alle 21:30. In diretta. Sostienici abbonandoti o facendo una donazione per far crescere il progetto e sostenere la libera informazione. Facciamo finta che è presente su ogni social. A te basterà seguirci.